Vi abbiamo chiesto: ma quali leggende del passato voi oggi vorreste vedere nel loro momento di massima espressione, di massima forma, di all'interno della All Elite Wrestling? E beh, voi ci avete risposto delle cose molto molto carine, allora abbiamo deciso di, sì dai, facciamo un video che parla appunto delle vostre scelte, le scelte della community di W Italian Podcast. Benvenuti quindi, io sono Stefano, la voce di questo progetto, e oggi vi voglio portare nei meandri della vostra fantasia, perché siete stati da un lato molto molto bravi, anche se alla fine io dovrò bacchettarvi almeno un pochino. Eh sì, un po' ve li meritate. Però siete stati molto molto bravi in cosa? Nel selezionare dei nomi davvero interessanti da vedere, se fosse possibile ovviamente nel loro momento di prime, all'interno della All Elite Wrestling. Allora noi in copertina avevamo messo Macho Man Randy Savage, che ovviamente è stato citato. Così come è stato citato Owen Hart per ben due volte, anche Bret Hart. È stato citato, e mi avete fatto un piacere perché è uno dei miei preferiti di sempre, anche Kurt Angle, mentre voi avreste sperato di vedere il papà di Brian Pillman Jr., il Brian Pillman senza il Jr., quello che veramente era molto bravo anche al microfono. Insomma, un personaggio che effettivamente anch'io avrei voluto vedere. Poi avete citato Mr. Perfect, Kurt Hennig. Mamma mia ragazzi, ne abbiamo fatto la monografica giusto un paio di mesi fa. È un lottatore che ha lasciato un segno incredibile, ha portato tanta innovazione, è stato veramente bravo su tantissimi aspetti e ci fa un sacco di piacere vedere che avreste avuto voglia di vedere uno come lui, così bravo, così preparato, così intriso di wrestling, davvero molto molto bello. Non poteva mancare ovviamente una citazione a Shawn Michaels, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, non soltanto per le performance, ma anche per quello che ha rappresentato proprio all'interno di tutte le schiere di fan che si sono avvicendate e che negli anni hanno imparato sempre ad amarlo e ad apprezzarlo dal primo momento, quando abbiamo cominciato a vederlo, ancora spoglio di tutti gli orpelli che avrebbe avuto dopo, fino poi alla fine della sua carriera, che comunque è stata davvero gloriosa. Poteva mancare l'uomo che forse è più di tutti il simbolo in Italia del wrestling moderno? No, non poteva mancare. E infatti è stato citato anche il mitico Eddie Guerrero. E anche qui sono molto contento perché in effetti sarebbe stato molto interessante vedere uno come lui. Sarebbe probabilmente servito davvero a spostare tanti equilibri. Ma al di là dell'usare, no, una persona per fare cose becere come spostare gli equilibri, che cosa... Ma che bello vederlo lottare, vederlo esprimersi senza limitazioni, sarebbe stato davvero molto molto interessante. Qualcuno ha provato a citare anche uno degli araldi della WWE, giustamente, perché è uno dei preferiti di tanti, Stone Cold Steve Austin, che in realtà lui sicuramente avrebbe potuto fare tanto, ma diciamo che tolto dal suo tempo non ce lo vedo. Nonostante questo è un altro dei miei preferiti e quindi averlo visto citato da voi mi ha fatto molto piacere. E da un lato sì, un brawler di quel tipo non ce l'abbiamo in All Elite, quindi perché no? Magari proprio uno Stone Cold Steve Austin. C'è chi mi ha fatto anche piangere, ovviamente. E chi mi ha fatto piangere? Il nome di Hayabusa, che davvero forse devo citare tra i 5 di tutti i tempi, che hanno cambiato il mio modo di guardare il wrestling, che hanno avvicinato quello che io guardavo, mi hanno riavvicinato, in realtà non ricordavo, non sapevo forse quando ero piccolo che stavo guardando una roba giapponese, no? Mi ha riavvicinato al Giappone, mi ha riavvicinato a un certo modo di fare wrestling, mi ha convinto che si potesse guardare oltre la WWE e la WCW che avevo lasciato da poco. Quindi Hayabusa sicuramente un tuffo al cuore, insomma una delle persone a cui sono più legato proprio per la mia transizione anche verso il wrestling giapponese. Mi ha fatto piacere, è un po' strano vedere citati invece due nomi, uno molto tecnico ma che vi assicuro non mi aspettavo, Dean Malenko, che in realtà è una bellissima scelta. Però non mi aspettavo sarebbe saltata fuori, insomma deve essere qualche vecchietto più o meno della mia età. E un altro nome che mi è piaciuto tantissimo vedere, non mi aspettavo ma mi ha reso molto fiero, è il nome di Shelton Benjamin, che effettivamente preso nel momento di grande forma, grande spolvero, anche fisico, beh,
ragazzi, era straordinario. E in effetti vedere uno Shelton Benjamin davvero in condizione importante sarebbe stato veramente molto molto bello. Sicuramente mi ha fatto piacere vedere il nome di British Bulldog, perché era un altro di quelli che da bambino amavo molto. Portava anche il cane, insomma c'erano tante cose per cui lo adoravo. Poi nel tempo ho imparato anche la fase un pochino più tecnica che ha avuto, tutto quello che insomma ha rappresentato. È stato un personaggio che probabilmente è stato un po' vittima degli anni in cui ha vissuto, altrimenti sarebbe stato uno dei giganti, e aveva anche tantissima personalità, sapeva prendere il pubblico, era davvero interessante. Poi purtroppo le cose sono capitolate in malo modo. Un'altra cosa che mi ha sconvolto è qualcuno che ha proposto Scotty Tuotti. Ma davvero? È tornato a lottare peraltro nelle indie recentemente, non mi aspettavo, non è proprio il nome, però se avreste voluto vederlo nei W, sono io per dirvi di no. Magari sarei stato più contento nel vedere un altro nome citato, che è quello di Bam Bam Bigelow, e che mi ricorda di quando da piccolo io adoravo questo tipo gigante, enorme, coi tatuaggi in testa, cioè lo adoravo di brutto. È stato uno dei personaggi che di certo non posso annoverare tra i super campioni o quelli che mi hanno... Però in realtà mi è sempre piaciuto, mi ha sempre affascinato, l'ho sempre adorato tanto. Era uno dei miei preferiti da piccolo, per cui grazie a chiunque abbia citato Bam Bam Bigelow. Poi avete fatto contento anche Fabrizio, non solo citando Bret Hart un paio di volte, ma anche citando Raven, che è un personaggio che ovviamente nel suo momento migliore avrebbe fatto faville all'interno dell'All Elite, soprattutto perché il microfono è veramente, veramente fenomenale, quindi perché no? Un altro personaggio che probabilmente avrebbe dato spettacolo in lungo e in largo, Rowdy Roddy Piper. Lui, fantastico. Mi sarebbe piaciuto anche soltanto con un segmento ogni due settimane stile Piper's Pit. Davvero, mi sarebbe bastato. Eppure anche vederlo lottare nel suo modo, anche di raccontare le cose, nell'uscire da come... Insomma, mi è sempre piaciuto molto l'approccio di questo personaggio, l'ho sempre adorato, poi perché mi sembrava un pazzo furioso. E io un po' ce l'ho, adoro un po' i pazzi furiosi. Mi mette un po' d'ansia chi ha citato JBL. Ok, avete mangiato male? Avete mangiato troppo pesante per me di scrivere il messaggio? No, sto scherzando, in realtà lui è stato molto funzionale alla sua epoca, però aver vissuto l'epoca di JBL campione, vi assicuro, non è stata la cosa più semplice del mondo, anche se poi lo rimpianto nei primi anni di Cena, ma questo è tutto un altro discorso. Però sì, lui è un personaggio strano, particolare, che si è saputo reinventare, che amava molto il business quando ci lavorava dentro in un determinato modo, e quindi perché no, ci potrebbe stare anche JBL. Ma qua io comincio un pochino ad arrabbiarmi. Perché? Amici, ma le donne? Le donne? Soltanto una persona mi ha citato due donne straordinarie, Manami Toyota e Megumi Kudo. Perfetto, bravissimo, ma solo uno mi ha citato le donne del passato. Vi siete fatti fregare dal fatto che c'era Macho Man in copertina? Davvero non conoscete le donne che hanno reso enorme il wrestling femminile nel mondo? Davvero non vi è venuta in mente nessuna delle grandi donne che straordinarie tra gli anni 80 e 90, per esempio in Giappone, hanno fatto cose egregie? Non vi è venuta in mente tutta la classe della All Japan Women che poi è andata in Gaea? Non vi è venuta in mente praticamente il top mondiale di tutti i tempi del wrestling femminile? Dai ragazzi, un po' di spunto. Vi servono dei contenuti riguardo il wrestling femminile degli anni 80-90? Basta chiedere, Se non sapete cosa recuperare, dove andare a recuperare, ne possiamo parlare tranquillamente insieme. Lasciate un commento qua sotto. Io sono disponibile, sono pronto, e anzi, ci saranno delle cose particolari che usciranno prossimamente che potrebbero anche aiutarvi, tra cui anche un libro scritto da me e Michele riguardo il mondo proprio del Giappone, con tanti aneddoti e tante cose interessanti. Ovviamente poi quando uscirà vi lasceremo i link per poterlo acquistare. Beh, lì ci saranno tante tante cose molto interessanti sul puro reso, e si parla anche tanto di Joshi, quindi di tante donne che hanno fatto davvero la differenza nel mondo del wrestling. Quindi non perdetevi quell'occasione. Se vi è piaciuto questo video, questa serie di video, beh,
sicuramente potete continuare a esprimere i vostri pareri all'interno della nostra community tab, stando molto attenti però a ragionare bene e in modo più esteso. Apritevi tanto, perché non serve essere soltanto così chiusi. Ci vogliono tanti nomi, tanti wrestler da citare, tante situazioni. Cresciamo tutti insieme se ne parliamo tutti insieme. Ci state? Io ci sto. Ve lo propongo perché mi sembra il modo migliore per crescere in modo organico e conoscere sempre di più il mondo del wrestling. Grazie di cuore per aver seguito, grazie di cuore a tutti voi che avete votato i vostri nomi preferiti. C'è un nome che non ho potuto fare, però anch'io l'avrei voluto, davvero, l'avete citato in due. Vi voglio bene. Grazie di cuore a tutti, ci risentiamo ovviamente come sempre, alla prossima.